Allora, nuovo video speciale estate. Questa volta di che cosa parleremo? Parleremo di solari corpo, parleremo di capelli, di profumi, parleremo di auto abbronzanti, alcuni top skincare che ho trovato in modo specifico per il caldone. Insomma, c'è di tutto e di più. Ma prima di tutto ringrazio tantissimo Look Fantastic per collaborare con me a questo video e vi ricordo il nostro codice sconto non affiliato fino al 25%, tutto attaccato, tutto maiuscola, tutta colpa di Giulia. Bene, ovviamente come sempre trovate tutti i prodotti di cui vi parlo qua giù in info box e iniziamo. Allora, prima cosa, partirei dai solari perché siamo assolutamente in stagione. E a tal proposito non volevo parlarvi di solari in modo classico, ma questo video è dedicato più a dei prodotti particolari che ho trovato, prodotti che secondo me si sono distinti nelle loro categorie perché hanno qualcosa in più o sono particolari, eccetera eccetera. Allora, prima cosa, l'abbronzatura non si prende bene se la pelle non è sfogliata a dovere, sia essa autoabbronzante, sia essa abbronzatura naturale o tutte e due le cose insieme. Ricordiamoci che un buon turnover cellulare e non avere un deposito di cellule morte sulla pelle fa sì che l'abbronzatura sia più dorata, più omogenea e soprattutto più duratura, in modo che non ci speliamo. E ovviamente mette la protezione, permette anche il fatto di non scottarsi e quindi di non spelarsi. A tal proposito, Lancaster ha fatto una cosina interessante, perché questo è il Tan Preparer ed è il Body Scrub. Questo è uno scrub che io definirei ad intensità media, infatti è uno scrub che gratta ma non è esagerato ma neanche troppo leggero, ed è stato studiato proprio per essere utilizzato prima dell'esposizione al sole. Contiene anche olio di macadamia tra il resto. E mi è piaciuto il fatto che abbia un formato, perché sono 75 ml in tubo, che è perfetto per poter viaggiare ed è studiato proprio per essere utilizzato con i solari Lancaster, il che l'ho trovato molto molto interessante. Poi, a proposito di Lancaster, ci sono un paio di cosine che vi volevo segnalare. La prima, una cosa che credo sia nuova perché non l'avevo mai vista, è fa parte della linea Sunsport, e questa qua è la Protection in Motion. Che cos'è? È una mist invisibile effetto freschezza che si applica su pelle, si può applicare su pelle bagnata. Infatti è perfetto o per chi fa il bagno ogni 30 secondi o per chi fa sport al sole, tipo mi viene in mente beach volley per dire, o bocce, e quindi suda e dovrebbe andare a farsi la doccia, poi asciugarsi, poi riapplicare la protezione. Con questa no, è un SPF 50, protegge anche, oltre che dagli UVA e dagli UVB, dalla luce visibile e dagli infrarossi, quindi direi l'ho trovato una genialata. Come ho visto che i nuovi insomma solari di Lancaster, in questo caso questo è il dopo sole della linea Sun Sensitive, viene definita questa nuova linea, viene definita Clean Formula, e tra l'altro è al 96% di origine naturale, e trovo che sia stato un bellissimo passo in una direzione che secondo me prima o poi prenderanno tutti i brand, perché insomma in questo mondo ci viviamo noi. E è un balsamo appunto riparatore e contiene appunto un complesso che si chiama Sansican Complex, di origine naturale, che va proprio a calmare e lenire la pelle post esposizione. Poi viene definita appunto una clean formula, e tra l'altro il minimo di questo tubo è stato fatto al minimo il 50% di materiali riciclati ed è una formula vegan. Mi piace molto la direzione che ha preso e quindi insomma ve la volevo segnalare. Come, e poi mi sposto, io ho provato grazie a un campione questo prodotto, l'ho provato e l'ho comprato, infatti andrà nel video t'ho provato e t'ho comprato, vedrete. Poi avevo un set di Lancaster da viaggio di campioncini, l'ho finito in uno dei weekend in cui sono andata via e lo vedrete nel video dei prodotti finiti, e ormai sto per girarlo perché ormai ce l'ho una sacca piena. Comunque, questo qua è il Golden Tan Maximizer Viso ed è un siero dopo sole, infatti io questo lo abbino al dopo sole. E One Month Tan Prolonging, la particolarità di questo prodotto è il fatto che prolunga di un mese, fino ad un mese, l'abbronzatura, e inoltre ha queste particelle dorate che vanno a enfatizzare tantissimo l'abbronzatura. Ha una texture quasi tra il fluido e la gelée e ha proprio queste particelle dorate, non immaginatevi glitter, proprio che enfatizza l'abbronzatura, oltre appunto a permettere il fatto che duri molto 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 di più. Oltre, contiene anche il Lancaster Tan Activator Complex, che aiuta proprio a stimolare l'abbronzatura. Poi contiene un'azione anti-aging insieme ad acido ialuronico, ostrato di soia, e protegge dai danni da photo aging. Poi contiene Repairing Complex, che va proprio a lenire e calmare la pelle, ha un effetto replumping, 94.7% d'origine naturale, si applica appunto su viso e décolleté. Mi è piaciuta molto, l'ho preso appunto perché l'ho provato.
Bene, e a proposito di solari particolari, ne ho altri due da segnalarvi. Poi mi sposto, ma questi due, no, e un doposole, che secondo me si sono distinti. Numero 1, questa nuova linea di Vichy. Allora, l'anno scorso ce n'era uno solo, se non sbaglio, adesso ce ne sono tanti. Come vedete sono bifasici, infatti vanno shakerato. E non pensate che abbia perso il tappo di plastica perché non c'è, arriva così. Dunque, questo fa parte della linea Capital Soleil, perché mi è piaciuto? Allora, tutti contengono appunto acqua termale Vichy, ma in base a quello che scegliete, c'è questo qua al beta carotene, che è quello che va a stimolare ed enfatizzare l'abbronzatura. Poi c'è invece quello antiossidante, via così. Quindi sono solari super leggeri, bifasici, spray, che però hanno, ognuno di questi ha una caratteristica preponderante. Io appunto ho scelto quello che va, insomma, proteggere la pelle, appunto 50 più, ma che va anche ad enfatizzare l'abbronzatura. Io l'ho provato anche l'anno scorso e hanno un effetto fresco, non unto, mi piacciono molto. E il fatto che possiamo anche scegliere che azione dare, oltre alla protezione solare, mi è piaciuto molto. E il brand che più mi ha incuriosita a livello di solari, che ho trovato più di rottura, più particolare, è sicuramente il Dottor Russo. Io non so come era sfuggito al mio radar questo brand negli anni passati, o non so se forse non era in Italia perché non l'avevo mai visto. Dunque, loro non hanno un sistema di solari dove in realtà la loro protezione, una volta applicata, premette una protezione per 12 ore. Infatti, tutti i loro solari hanno scritto sopra Once a Day, quindi si applica una sola volta al giorno. Ora, io un paio di volte lo applico lo stesso, lo dico, però mi piace moltissimo questa caratteristica. E tutti i loro solari, tra l'altro, hanno un approccio quasi da skincare più che da solare. E infatti poi vi dico cosa contiene anche l'After Sun Viso, che è una bomba. Vabbè, comunque. Questa è la Mist Corpo. È una mist anche qua invisibile. Spesso mi viene detto, ma io se è invisibile non mi rendo conto di quanto ne applico. Comunque l'effetto bagnato il prodotto c'è. Io riesco comunque a regolarmi, tanto ci vado giù proprio quando metto il solare. Allora, qui abbiamo un SPF 50 con una mist invisibile protezione per tutto il giorno, molto resistente all'acqua, quindi 80 minuti di immersione, testato dermatologicamente, contiene vitamina E, acido ferulico e acido ialuronico. Boom! Dunque, allora, protezione molto alta, che va bene sia per le pelli chiare che anche per i bambini. Vitamina E, antiossidanti, un filtro molto fotostabili, eccetera. Poi test clinici, quindi non lo dicono loro, ma hanno testato la cosa, dimostrano che la protezione con una singola applicazione dura 12 ore e mantiene più di 80 minuti in immersione in acqua. Boom! Si applica 15 minuti prima di applicarci al sole. Ovviamente loro spiegano che se tu prendi un asciugamano e ti tamponi o hai un effetto di sfregamento, va ovviamente riapplicato. Geniale, perché sono così anche quelli per il viso. E il dopo sole viso, i solari viso e i dopo sole viso sono tutti a pennello, quindi proprio avete questi. Avete l'erogazione a pump con il pennellino, molto comodo. Comunque, questo è il dopo sole viso e sentite qua. Ovviamente ha questo effetto che estende la durata dell'abbronzatura e la mantiene nel tempo e va bene. Ma abbiamo vitamina E e acido ferulico, che è un potentissimo antiossidante, per neutralizzare l'effetto di invecchiamento precoce causato dall'irradiazione acuta e raggi UV. Fissa e prolunga l'abbronzatura. E io, il fatto che mettano ingredienti così pregiati e interessanti nelle formule, mi piace da matti. Infatti vi dico che ho preso anche il solare viso. Ne parleremo presto. Poi, ovviamente, non possiamo proteggere il viso, il corpo e non proteggere i capelli. Io ogni anno vado random e cerco, però alla fine torno sempre personalmente dalla linea Soleil per capelli di Kérastase. Io conobbi questa linea perché la usava la mia mamma e gliela rubavo, fondamentalmente, perché io non li compravo mai perché ero povera in canna, quindi le rubavo i solari. E lei aveva sempre questa linea perché gliela dava il suo parrucchiere. E sono molto affezionata alla crema UV Sublime, alla vitamina E. Questa è una crema senza risciacquo. Io non amo gli oli protettivi per capelli perché devi proprio fare lo shampoo, 100 shampoo per tirarli via, i capelli unti. A volte invece le creme sono comunque idratanti e puoi non lavarti i capelli tutti i giorni se non ne hai voglia. Dunque,
Questa qua anche qua, ricca di vitamina E, troviamo l'italiano, multiprotezione e si può applicare sia prima l'esposizione che dopo l'esposizione perché oltre ad avere questo effetto filtro UV ha anche un'azione di idratazione e anti-frizz, quindi anti, come si dice frizz? Anti, ho capelli? Crespi, anti-crespi, anti-crespo, anti-crespo. Dunque, si può applicare sui capelli umidi o sui capelli asciutti, una noce di prodotto e buono al secchio. E a me questo prodotto, lo Usdani, mi piace molto, come mi piace molto lo shampoo e mi piace molto anche la maschera, bella rivitalizzante, bella ricca, ma non appesantisce troppo. Ci sono tante linee buone, secondo me, di solai per capelli, ogni anno ne provo una, ma devo dire che loro li ho sempre. Poi, ultimo prodotto nell'argomento solai, poi ci spostiamo, ho delle chicche, ve lo dico, eh. Ho scoperto il meraviglioso mondo degli stimolatori d'abbronzatura. Per chi come me è un fototipo chiaro e quindi spesso l'abbronzatura vuol dire 50 sfumature di rosso, io color biscotto non ci divento neanche per scherzo e spesso per arrivare a un bel punto di rosso ci metto 3 settimane, proprio io e l'abbronzatura siamo due universi che raramente si incontrano. Ho trovato la pace dei sensi con gli stimolatori d'abbronzatura. Ad esempio, questo è un bottiglione da 400 ml, quindi veramente vi dura per tutte le vacanze. Potete darlo anche alla vostra lei, al vostro lui e a chi volete voi perché ce n'è tanto. Questo qua appunto si mette prima dell'esposizione al sole, si mette e bisogna metterlo prima di recarsi effettivamente al mare. Poi in base al brand, 2 settimane, 1 settimana, 20 giorni, ognuno ha la sua versione. Questo si utilizza 2 settimane prima, si inizia a utilizzare 2 settimane prima dell'esposizione al sole. E che cosa fa? Prepara, stimola e prolunga l'abbronzatura. Si applica ogni giorno da 2 settimane prima dell'esposizione al sole e poi si applica tutte le sere dopo l'esposizione al sole. Questo cosa serve per mantenere e prolungare l'abbronzatura? Io questo tipo di prodotto in realtà lo utilizzo. Prima lo utilizzo durante, ma non mi sostituisce il dopo sole con tutto l'aspetto che ha anche, quindi anche lenitivo, anti-aging, eccetera. Per me è uno step in più, ma soprattutto prima di espormi al sole io noto una reale differenza e quindi insomma ve lo volevo segnalare perché per il prezzo che ha il quantitativo ci siamo. Poi parliamo di capelli, ma di capelli in termini di cosa faccio al mare quando il colore perde intensità, non li voglio asciugare e divento un carciofo. Bene, 2 categorie prodotto top. La prima è una novità, è geniale, geniale per quanto mi riguarda. Ed è di Vella, di Alinea Professional, questo ce l'hanno i parrucchieri. E la linea si chiama Color Fresh Mask. Sono maschere pigmentanti da fare con i guanti, perché pigmentano. Io ad esempio ho comprato la Red perché era rosso fuoco, adesso non va più bene, devo trovare una devo prendere una borgogna o violacea. Ci sono anche colori pazzi tipo pastel, grigio, azzurro, c'è di ogni in questa linea. Sono dei bei tuboni da 150 ml. E cosa facciamo con questo prodotto? Dunque, si applica, e tra l'altro vengono definiti bold temporary change of color, perché potete usarli o per virare il vostro colore, o per enfatizzare il vostro colore, o nel mio caso, quando fai dei colori molto pazzi, i colori scaricano, al mare poi scaricano da pazzi, per non andare, non so, 2 settimane al mare e tornare verde, verde no, ma avete capito, un colore indefinito, con questi prodotti si è salvi, perché vai a ridare questo aspetto vibrante al colore, che quindi dura molto di più nel tempo, e tra l'altro diluisce anche il tempo in cui ci dobbiamo recare dal parrucchiere. Dunque, questi si applica sui capelli post shampoo e tra l'altro è senza ingredienti d'origine di derivazione animale o siliconi, quindi è senza siliconi. Si lascia 10 minuti o anche di più in base a quanto intenso volete il colore, poi si sciacqua e si fa lo styling dei capelli. Tra l'altro contengono anche, si usa settimanalmente e contengono anche argan oil. Zero Damage Formula top. Ripeto, hanno anche dei colori molto molto interessanti. Mi raccomando, indossate i guanti. Io cercherò un viola o un borgogna da portarmi al mare. E quando tornerò rossa, perché ci tornerò, avrò la red. Ho preso anche la pink. Però non lo so. Poi la seconda cosa, che per me è fondamentale, perché io col caldo non voglio vedere phon, non voglio vedere piastre. Già li piastro tutto l'anno, almeno al mare. Facciamo sì che i capelli si ripiglino un attimo, quindi cerco quella tipologia di prodotto che sono le creme no blow dry,
cioè quelle creme che aiutano i capelli a prendere una bella forma naturale con l'asciugatura ad aria. Il problema è che voi tutti i 10 lo faccio con la schiuma. Provate a usare la schiuma sui capelli senza forma, senza diffusore. Il risultato è orrendo perché si gonfiano qua e restano piatti qua. Io mi trovo molto meglio con questo genere di prodotti. E quelli che uso di più, che ho provato nel tempo, sono la Redken No Blow Dry, specifica per capelli da fini a medi. E adesso ho provato questa, che è la BB Don't Blow It di Bumble & Bumble. Questa mi è stata consigliata da una mia amica parrucchiera, mi ha detto: Giulia, ciao, top, e quindi l'ho voluta provare. Anche qua l'ho presa for fine to medium hair, e questa qua è praticamente the first of a kind cream, enhanced texture and body with a soft product, feel free for your perfect hair dry style. Praticamente ti dice che questo prodotto dà texture e struttura corpo ai capelli, per un effetto perfetto con capelli asciugati all'aria. Questi sono tipo il mio pane quotidiano in estate, adoro, provare per credere. Poi autoabbronzanti, la mia passione in estate. Dunque, allora, tutti sanno, anche i muri ormai sanno, che la mia passione, il mio autoabbronzante preferito della vita, e proprio per me è la fine del mondo, è l'Adaptive Tan di Oschia. Costa un rene e un pezzo di polmone, ma come vedete l'ho ricomprato, perché per me questo, io ne ho provati, credo ve li provati tutti gli autoabbronzanti sul mercato, e per me questo è il migliore in assoluto per distacco dal secondo, per il colorito che dà, per quanto è naturale, veramente biscotto e non arancio, per quanto dura l'abbronzatura, per quanto è facile da applicare, e perché è una formula trifasica, è super innovativo come autoabbronzante. Abbiamo l'effetto instantan con un effetto superficiale di DHA per un effetto di abbronzatura LT Glow che si sviluppa già in 3-4 ore. Poi abbiamo la fase 2 che va a dare un boost della nostra abbronzatura naturale, infatti contiene un melanin complex con aminoacidi e una serie di estratti che aiuta a ottenere una produzione naturale di melanina senza esporsi al sole, che fa anche da protezione, perché poi la melanina non è altro che la protezione che noi abbiamo nei confronti del sole. Poi fase 3 contiene invece un DHA micro encapsulato che penetra molto di più nella pelle e permette un risultato abbronzatura long lasting. Geniale, stupendo, meraviglioso. Ma la tecnologia degli autoabbronzanti ogni anno tira fuori delle chicche, e quindi vi faccio vedere quelli che personalmente mi hanno colpita di più e anche quelli che sto usando in questo periodo. Sto letteralmente adorando e trovo geniale l'idea di questi nuovi di Isle of Paradise. Allora, c'è il Day Dew e il Night Glow. Infatti sono due autoabbronzanti, se volete, complementari, uno da giorno e uno da sera, in mist. Agitate, spruzzate, guardate quanto è fine l'erogazione. Cioè, macchia non ti conosco, perché a volte le miste autoabbronzanti, se fanno a gocce, rimanete a macchie. Invece guardate questa. Dov'è lo spazio? Sì, perfetta. Ed è stata studiata con un blend energizzante per il giorno e ha un effetto anche luminoso sulla pelle. È un effetto invece calmante e lenitivo per la sera. Ovviamente cosa succede? Quello se sono tutte e due graduali, quindi sviluppano l'abbronzatura via via tutti i giorni. Non dovete per forza comprarli tutte e due, ovviamente. Io li volevo provare per poter usare per autoabbronzante H24, ma nulla vi vieta di usarne uno solo, di scambiarli, ok? Però li volevo provare entrambi. Sicuramente il più comodo, secondo me, è il Night Glow, perché così voi lo applicate prima di dormire, dormite tutta la notte e vi svegliate con un bel colorito. Una cosa importante, quando si usa l'autoabbronzante, mi raccomando, non vicino alla skincare, perché va messa pelle completamente asciutta e pulita. Io non so, torno a casa, ho finito di lavorare, mi strucco, faccio la mia skincare alle 6:30, 7, prima di andare a letto alle 10 vado in autoabbronzante, e questi qua geniali. Poi altro prodotto che secondo me è geniale come idea è di Rodial, ed è una super novità, ed è il Self Tan Complex con DHA naturale a base di acido ialuronico. Questo è a tutti gli effetti un siero di acido ialuronico che in più contiene autoabbronzante. Dunque, dove sei? Infatti abbiamo glicerina, gli stimolatori appunto d'abbronzatura, squalane, acido ialuronico e le cose che devono fare. Quindi è praticamente come se noi avessimo comprato un siero a base di squalane e acido ialuronico che ci piace, ma in più appunto contiene il sistema autoabbronzante, e si può applicare direttamente sul viso pulito o miscelato al nostro trattamento se vogliamo un effetto più graduale e più morbido. L'effetto dura dai 3 ai 7 giorni e bisogna ripetere le applicazioni ogni 2-3 giorni per mantenere l'intensità dell'abbronzatura.
Tra l'altro, allora, l'eritrulosio agisce da zucchero chetogenico naturale per dare alla pelle un effetto abbronzatura graduale e duratura grazie all'associazione col DHA, quindi top. E ultimi, ma non per importanza, Diego Dalla Palma, ragazzi, ha fatto gli autoabbronzanti, li ha fatti in drop da miscela e li ha fatti sia viso che corpo. Io non uso quasi mai l'autoabbronzante sul corpo perché mi macchio, perché non mi piace quando il colore via via viene via. Io lo uso su viso, collo, décolleté e braccia, solitamente. Però questi qua da miscela mi fa sentire più sicura e praticamente si mette qualche goccia, meno ne mettete, meno vi abbronzate, nella vostra crema corpo, da 3 a 9 gocce per zona, quindi prelevate la vostra crema, non so, mettete una gamba, 3 gocce, poi un'altra gamba, 3 gocce, via così per tutte le zone. E si chiama Tailor Made Tan perché? Perché scegliete voi quanto abbronzate diventerete in base a quanto prodotto mettete. Idem con patate per il viso, lo misceliamo al nostro prodotto di trattamento e contiene tra l'altro DHA ultra puro di origine naturale, l'eritrulosio che è l'anticolor caota, è quell'attivo che abbinato al DHA permette di sviluppare un'abbronzatura bella e non arancione come una volta, e poi contiene zucchero della resurrezione idratante protettivo. E direi che gli autoabbronzanti sono più sono questi di quest'anno. Poi, venendo invece alla skin care, ok, parlando proprio di pelle, skin, sicuramente alleggeriamo le texture in estate. A tal proposito, ho scoperto un paio di novità che secondo me sono molto adatte in questo periodo. Numero 1. Allora, sapete quanto io ami il Vichy Mineral 89? Anni che lo uso, anni che ve lo consiglio, anni che lo uso sia come booster che miscelato, lo uso in tutti i modi, ce l'ho sempre in casa e lo sapete. È mica uscito il Mineral 89 Siero, frazioni probiotiche. Posso impazzire. Tra l'altro questo è perfetto ad essere applicato al di sotto del solare o insieme al 1089, cioè geniale. Semplice e fa quello che deve fare. Dunque, qui abbiamo, dato la texture, mi piace moltissimo di questo prodotto, perché ha un gelificato freschissimo. Allora, aspettate che trovo una lingua comprensibile. No, non abbiamo una lingua comprensibile. Dai. Allora, comunque, noi abbiamo acqua e subito niacinamide. È ricchissimo di niacinamide questo siero. Poi abbiamo, beh, glicerina, abbiamo l'acido ialuronico, la vitamina E. E abbiamo poi i vari fermentati. Quindi abbiamo una formula che cosa vuole fare? Ovviamente acqua termale Vichy. Qui abbiamo un siero con frazioni probiotiche, quindi va proprio a riparare e proteggere il microbioma cutaneo. Abbiamo il niacinamide che protegge, schiarisce rossori, irritazioni, infiammazioni, lavora la grana della pelle, eccetera. Acido ialuronico, effetto rimpolpante. E in generale viene definito questo siero che protegge la pelle dagli stress quotidiani interni ed esterni. E aumenta le difese naturali della pelle e le sue capacità di ripararsi. Quindi tutti i segni da stress considerati anche aggressioni, sbalzi termici, sole, tutte le azioni di stress sulla nostra pelle. Ha un drop, un'erogazione a drop ed è veramente veramente carino per l'estate. Come vi segnalo che è uscita della nu nuova di La Roche-Posay, che volendo potete abbinare al famosissimo ialuronico B5, siero allo ialuronico di La Roche-Posay o il siero alla vitamina C. Questa è l'Hydrafaz HA Légère, c'è anche la versione Riche, però ovviamente in estate io punto sulla Légère. È un tubetto comodissimo fatto così. E questo è un prodotto all'acido ialuronico che permette 72 ore di idratazione con risultato pelle rimpolpata con acido ialuronico d'origine naturale e ovviamente acqua termale. Dunque, troviamolo però. Ok, abbiamo. È una formula molto 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 semplice. Abbiamo acido ialuronico, tra l'altro ha più pesi molecolari, una base glicerinica, acqua termale, punto. È quel classico prodotto che va benissimo in estate, non è fotosensibilizzante, non è pesante, non fa sudare la pelle e vi dà un bagno d'acqua, tutta l'acqua che noi poi andiamo a perdere durante la giornata. Quindi mi sentivo di segnalarvelo anche perché il prezzo è molto competitivo. Corpo. Dunque, io questo prodotto ve lo devo parlare e anche di un paio di profumi. Allora, sapete che io adoro Sol de Janeiro, non è un segreto, ogni anno lo ricompro, ce l'ho sempre in casa, la Boom Boom Cream Forever, le loro acque profumate Forever, fino a quando non è uscita questa. Allora, fa sempre parte della linea Kérosa, ma questa è la 40.
Black Amber Plum and Vanilla Wolf. Allora, questa era per me, è l'acqua profumata più buona uscita fino adesso di Sol de Janeiro e ha una persistenza che sembra un profumo. No, mi sento male. In questa hanno tolto la nota caramello che è rimasta dolce ma più vanigliata e più spicy, più sexy. È meno solare nel senso sole crema solare cocche monoi ed è più tipo sole sudore sesso. Ok? Persiste la nota dolce, ma una nota più intrigante, più cupa, più, ma non pesante, non invernale, rimane comunque estiva, ma è sexy, è notte, è incontri, è passione, è segreti. Boom. E viene abbinata alla Boom Dia Bright Cream. E qui devo dire che, nonostante le creme corpo di Sol de Janeiro siano favolose, questa secondo me ha molto da dire anche dal punto di vista formulistico. Finalmente aggiungerei, perché questa a livello formula è la più interessante secondo me delle creme corpo di Sol de Janeiro, perché contiene alfa idrossiacidi da frutta e vitamina C. E infatti ha un effetto, oltre che nutriente, ha un effetto anche lisciante della grana della pelle e ritesturizzante. Contiene Mangifera indica, vitamina C appunto, poi Spondias, Mombombin, frutto di casa, ricco di vitamina A e vitamina B, robe delle loro zone che io non so assolutamente dire, ovviamente vegan, cruelty free, senza parabeni, senza ftalati, senza oli minerali, eccetera, virgola. Texture straordinaria, profumo identico e qui abbiamo una crema corpo, secondo me, molto molto bella, anche da un punto di vista formulistico e che è il complemento perfetto di quel profumo straordinario che vi ho appena mostrato. E a proposito di profumi straordinari, ma voi avete provato i nuovi Clinique My Happy? Cioè, ma voi li avete provati? Sono flaconette da 15 ml di Eau de Parfum, a vari gusti, nascono per il layering, quindi si possono ovviamente usare da soli, ma se no abbinati tra di loro. Questi tre sono i miei preferiti. Numero 1, Cookies and Kisses, viene definito con, allora ve lo traduco in italiano, delizioso come fare dolci in una domenica lazy, morbida, insomma, dove si va tutti un po' a rallenti. Qualcosa di yummy, con un tocco di cannella, ricco di vanilla, di vaniglia e cesnat e castagna, no? E cremosa castagne. Ora, è buonissimo, non è dolce come te lo aspetti, cioè è ovviamente dolce, ma cosa ho fatto al boccetto? Oh, mi piace. Ha un che di dolce, ma anche un che di quasi di materno, quasi di rilassante, ma non è opulento e non è invernale. Poi c'è questo che è Lily of the Beach, questa è proprio giornata al sole, crema di monoi, cocco, vaniglia, spensieratezza e sale, per quanto mi riguarda. E questo viene definito carefree like bottled sunshine. O scappiamo alla spiaggia dell'oceano in una perfetta giornata d'estate con solari. No, con Solar Lily, frangipani e un po' di cocco. Boom. E sono buonissimi abbinati, tra l'altro. Non so perché, ma li adoro. Questo è proprio il profumo estivo, l'estate. E sono comodissimi anche da viaggio perché sono flaconelle da 15, quindi sono comodissime. E l'altro che mi piace moltissimo è Cocoa and Cashmere. Questo viene definito, vabbè, insomma, che è figo come il primo assaggio di un decadent dessert. Come delle memorie cozy of baked treat, cocoa absolu, vanilla e musk, ok? Questo è. Mi piacciono tutti, dico la verità, tutti e tre secondo me sono buonissimi. Ovviamente il più estivone estivone è il Lily of the Beach, ma è forse il mio, quello che preferisco meno dei tre perché è un po' più banale per me. Invece gli altri due sono un po' più di ricerca. Veramente sono buoni buoni, li prenderò tutti, ve lo dico già. Allora, ovviamente, protezione solare labbra ce la dimentichiamo? No. E invece che mettervi di solito burro bianco, spesso tipo viaggio in montagna a sciare nel 92, perché io ho le mie foto e me lo ricordo, e anche quelle della mia mamma, tutto qua.
Allora, ho scoperto questa marca, di cui vi ho già parlato della crema colorata, ma ve ne riparlerò perché c'è tutta una linea studiata anche per quando si fa sport sotto il sole, eccetera, eccetera. La marca si chiama Skin in Motion by Gia, che non so che sia, e questo è il Plump It Tinted Lip Balm. Esiste in due colorazioni, io ho preso la peach, ma c'è quella anche rosata, e questo qua è l'SPF, con SPF. Ho sostituito la batteria nel mentre. Allora, vi dicevo, SPF 30 si può applicare pre-exercise, during exercise, post-exercise e via così. Allora, in realtà non è pesca piena, è come un riflesso leggermente pescato, ma in base come con micro glitter dorati. Ve lo mostro. E ha un effetto super rimpolpante e mentolato. Che, così da mare, secondo me è carinissimo. Cioè, è proprio super mentolato. O non so, andate a correre all'aperto e volete le labbra protette, ma anche con quel quid in più. È proprio mentolatino, fresco, ha questo effetto un po', otticamente un po'. Mi piace molto. Molto molto carino. Bene, comunque. In teoria il video sarebbe finito se non fosse che ho due jolly per me scelti da voi. Due jolly che ho scoperto perché ho comprato per mia curiosità e si sono rivelati due proprio tipo, come si chiamano? Colonne portanti della mia estate. Numero 1. Ma questa bomba qua? Allora, questa è di Filorga ed è l'Optimize Refresh Express Revitalizing Eye Contour Stick Instant Cooling Effect. Allora, fermi tutti. Di recente vi ho mostrato l'Hydrobank di Revolution. Questo non costa niente, praticamente. È super mini ed è uno sticker rinfrescante per occhi a base di acido ialuronico. Ammetto che la reazione termica di questo per me è un po' fastidiosa, perché è talmente fredda, ma non fredda da fresco, fredda da oli essenziali, che su di me è un pelo fastidioso, il mio fidanzato invece lo gode, ad esempio. Però se cercate qualcosa di rinfrescante da giorno, costa niente, va benissimo. Questo invece è molto diverso, perché la reazione fresca è spaziale, ma quando voi lavorate, prendete lo sticker e lo passate sul viso, è come se si sciogliesse all'istante e diventa come olio. Non olio, ma è come se si liquefa a contatto con la pelle, ma nel senso buono, e voi poi lo spalmate, lo tamponate e si assorbe immediatamente, ma ha un effetto defaticante, rimpolpante, meraviglioso, veramente meraviglioso. E contiene, vabbè, acido ialuronico e poi contiene, sentite qua, aspettate, perché avevo letto prima e l'ho trovato interessante. Ma qua l'italiano non piace a nessuno, vero? Allora, contiene azione defaticante Express con la Fresh Minute Technology, che associa acido ialuronico rimpolpante ad estratto marino energizzante e micropolveri illuminanti per idratare intensamente la pelle. Le polveri non so quali siano, ma chi se ne, l'effetto è bellissimo. Rinfrescare istantaneamente e restituire luminosità al contorno occhi. L'azione defaticante rinforzante è data dal Melatonize, un peptide rivitalizzante di ultima generazione. E infatti abbiamo questo effetto ultra rinfrescante istantaneo, ma questo effetto anche molto bello dato dall'acido ialuronico e dai peptidi. È veramente un bellissimo prodotto e lo godo da matti. Come? Godo da pazzi. Come mi era sfuggito questo prodotto, io non lo so. È di Skin Island, soluzioni per pelli stressate. Allora, le descrizioni che sono sempre sui loro prodotti a me fanno morire da ridere perché sono proprio il disegno di ognuno di noi. Comunque, questo dice, ve lo traduco in italiano: troppo caffè, non abbastanza acqua, la pelle è off. E 3 notti. Dove ho fatto tardi in fila, inizia a vedersi sulla mia pelle, sento le impurità che stanno per uscire fuori. Al lavoro fino alle 10, non ho mai tempo per me stesso, il mio viso è irritato e lo sento. E via, mi tocca pranzare alla mia scrivania un'altra volta. Costo 1 patatine, costo 2 fritte sarebbe. Ok, ciao pelle mista, la pelle ha bisogno di nutrimento. Fa troppo ridere, cioè ti racconta persone stressate, troppo lavoro, dormo poco. Yay! Comunque, che cos'è questo? Questo è The Antidote Cooling Daily Lotion. E la parola cooling vi rimanga impressa, perché un fluido leggerissimo, idratante, con un'azione rinfrescante sul viso che è un puro godimento. Avete presente puro godimento? Infatti questa con ad esempio sotto il siero frazioni probiotiche, perfection, fresco ma fresco davvero. Tra l'altro ci sono 52 ml di prodotto, che schifo non ci fa, e ha un effetto cooling davvero.
Dunque, all'interno abbiamo. Dov'è? Allora, idrata la pelle per pelli stressate con effetto cooling, lenitivo e calmante, aumenta, fortifica la pelle e la protegge da tutte le azioni stressanti, aiuta a detossinarla e stabilizza le pelli particolarmente congestionate. Dove abbiamo il contenuto? Ok, dunque qua veramente abbiamo un sacco di estratti. Abbiamo l'Arctic Cloudberry. Poi abbiamo l'Arctic Cranberry, tutta questa azienda ovviamente si basa sugli estratti artici e ci piace. Poi abbiamo Willow Bark, abbiamo Timo, abbiamo Angelica, abbiamo Jojoba Seed Oil, abbiamo Rosemary Riso, Pantenol Lenitivo, Laminaria Digitata, adoro. C'ho un sacco di estratti, dai, interessanti comunque. Ovviamente se una lotion potreste poi abbinarci altro. Lui per me, e lei è un siero, boom, ho raggiunto la pace dei sensi. Magari la sera metto qualcosa di un po' più ricco, ma di giorno questo effetto freschezza, tra l'altro un prodotto che nasce per pelli particolarmente stressate, che hanno bisogno di essere lenite, calmate e bilanciate, perfezione. Bene, questo è un po' tutto quello di cui vi volevo parlare, speciale estate. Io spero di cuore che il video vi sia piaciuto. Ringrazio tantissimo Lookfantastic per aver collaborato con me a questo video. Vi ricordo che trovate tutti i prodotti citati qua giù in info box e il nostro codice sconto, tutta colpa di Giulia, tutto attaccato, tutto maiuscolo. Un bacione! Poi su!